Controlli della finanza lodigiana anche tra i percettori di pensione di invalidità civile. Le fiamme gialle, coordinate dalla Procura di Lodi, sono riuscite a individuare il presunto responsabile di una truffa ai danni dell'INPS. L'uomo, infatti, sarebbe riuscito a ingannare i medici dell'ente pubblico attraverso falsi certificati sanitari che avrebbero attestato la sua invalidità al 100%. Avrebbe così ottenuto in quasi 2 anni 8.700 euro che non gli spettavano. Al presunto truffatore sono stati sequestrati su mandato della GIP del Tribunale di Lodi denaro e beni mobili per un importo equivalente.